Buongiorno a tutti. Si attende da un momento all'altro la pubblicazione dell'ordinanza che disporrà l'aggiornamento delle graduatorie di istituto del personale ATA e si presume che le domande che potranno essere inviate attraverso la funzione istanze online del sito del Ministero potranno essere presentate dal 22 marzo al 22 aprile. Si presenta tuttavia una possibilità per quanti hanno prestato anche per diversi anni servizi nella scuola paritaria in profili professionali corrispondenti a quelli del personale ATA della scuola statale. Alla luce infatti di una recente pronuncia del TAR Lazio, si può rivendicare la parità di trattamento, ai fini della valutazione in graduatoria dei servizi prestati presso la scuola paritaria con quelli prestati presso la scuola statale. Infatti, in tutti gli aggiornamenti precedenti, i servizi prestati presso la scuola paritaria sono sempre stati valutati al 50% rispetto a quelli statali. Per i giudici amministrativi, tuttavia, questa valutazione dimezzata viola i principi di parità di trattamento, oltre che violare anche le normative di carattere generale in materia di scuola paritaria. Pertanto, anche in questa occasione, si presume, tuttavia, che il Ministero manterrà questa valutazione dimezzata, e quindi chi vorrà rivendicare una parità di trattamento tra quindi una piena valutazione dei servizi prestati presso la scuola paritaria dovrà impugnare l'ordinanza e la relativa tabella di valutazione titoli, invocando l'applicazione di questi principi giurisprudenziali che sono stati enunciati dal TAR Lazio sulle graduatorie provinciali permanenti per il personale ATA, ma che sono assolutamente spendibili anche rispetto alle graduatorie di istituto. Arrivederci.